Siamo con Serafina e Alfredo dei gruppi scout. Allora, i gruppi scout sono molto attivi a Manfredonia e hanno aderito a questa giornata Puliamo il Mondo 2017. Salve a tutti, sono il capogruppo del gruppo Agesci Manfredonia 1 e in collaborazione con il gruppo Agesci Manfredonia 2 abbiamo ritenuto doveroso aderire a questa iniziativa che già nel 71 Lega Ambiente aveva importato in Italia. Per noi è stata un'occasione, oltre che per curare il territorio, anche fare educazione con i nostri ragazzi, perché, come si è detto anche più volte, non è importante tanto pulire quanto non sporcare. Esattamente, soprattutto dare ai ragazzi far vivere ragazzi un momento di cura del territorio, perché poi saranno loro, nel momento in cui vedranno qualcuno che getta anche il mozzicone di sigaretta, che è uno del materiale che troviamo di più in queste zone, far magari segnalare a chi sta buttando i mozziconi che non si butta e buttano nel cestino. Quindi per loro è importante, perché devono essere poi segno e esempio per gli altri, anche perché gli scout amano e rispettano la natura. Infatti questo è stato poi il tema anche del convegno che abbiamo fatto qui a Manfredonia per tutta la zona di Foggia, venerdì 15, proprio su questo tema abbiamo riflettuto insieme a Michele Liceto, parlando della Laudato Si, insieme a Franco Salcuni di Lega Ambiente e a Gaetano Prenci, che ha parlato anche dei problemi diciamo, passati, dello sviluppo industriale, degli errori fatti con lo sviluppo industriale a Manfredonia. Un'iniziativa importante, ma magari sarebbe il caso di organizzarla la sera, quando questi luoghi sono vissuti, per far vedere un attimino l'impegno e far dare l'esempio, magari anche ai coetanei, ai giovani, agli adolescenti che magari hanno poco rispetto degli ambienti in cui vivono e della città. Allora, in realtà questo progetto è un'esperienza pilota, per vedere un po' la cittadinanza, come rispondeva la cittadinanza. Il progetto prevede che questa attività di Puliamo il Mondo non sia fine a se stessa, ma sia l'inizio di una serie di richiami a pulire il proprio territorio per educare la cittadinanza, oltre che i nostri ragazzi, che, come diceva il nostro fondatore, è da piccoli che si insegna a diventare grandi. Grazie per il vostro contributo, la città ve ne è veramente riconoscente. Grazie. Grazie a voi.